titolari perché questo è il rigore tirato la chicarra. Prego, Massimo. Senti Peppe, è una partita che all'andata, insomma, voi avete perso giocando bene in malo modo, diventa invece uno spareggio per l'Europa con il mondo umano. No, è un'altra tappa di avvicinamento a quello che è un percorso che stiamo portando avanti, un obiettivo importante, quello di raggiungere la salvezza prima possibile per poi andarci a giocare nel finale di campionato più partite possibile per i tre punti, per quella che è la filosofia per questo gruppo, questi ragazzi e questa squadra che hanno saputo portare in campo già da un anno e mezzo. Quanto ti brucia ancora quel 4-0 dell'andata? Mi dispiace, ma fa parte del calcio, penso che sia stata una partita che ci ha lasciato delle sensazioni positive perché soprattutto siamo usciti dal campo, nonostante il risultato, con l'applauso di tutto lo stadio, e queste sono cose non comuni, penso che solo in un ambiente come Palermo, una tifoseria intelligente e attaccata alla squadra come a Palermo, potesse avere un gesto del genere dopo un risultato così, ma avevano apprezzato sicuramente il gioco e quello che la squadra aveva fatto per 70 minuti in campo, meritando sicuramente di più e addirittura di passare in vantaggio e di poter andare a pensare di vincere la partita. Però è una partita che è andata così, pazienza, guardiamo la prossima. L'ultima, tu hai una serie di problemi a centrocampo, assenze, infortuni, diciamo, ma non c'hai il problema del Barreto, mi pare. Il Barreto è convocatissimo, con tante fasce capitano, diciamo. Capitano decido io e quindi capitano in Barreto continua a giocare per questa squadra e giocatori come gli altri, ovviamente importante perché ha un ruolo all'interno del gruppo e della squadra importante e quindi andiamo avanti sul nostro percorso senza pensare troppo al resto, continuiamo con il nostro percorso di lavoro cercando di vincere più partite possibile per quella che deve essere la nostra mentalità. Vitale, Gazzetta dello Sport. Ciao Beppe. Ciao. Sono qua. Voglio sapere che effetto ti fa domani agganciare il record di panchine consecutive di Guidolin. Guidolin che in un percorso molto simile a quello tuo al primo anno di Serie A ha centrato l'Europa. Ma allora, innanzitutto posso dire che sono orgoglioso di poter raggiungere un allenatore così bravo e preparato come Francesco, che stimo, con il quale ho un ottimo rapporto professionale, ma nello stesso tempo il nostro lavoro mi porta a pensare che quello che si fa o che si arriva a fare non è mai traguardo, perché c'è sempre un'altra battaglia da vincere, un altro risultato da andare a prendersi, e questo lo dobbiamo fare tutti insieme con la squadra, con la società, con tutto l'ambiente, perché quello che conta è Palermo, poi strada facendo le cose arrivano quando non ci pensi e soprattutto cerchi di lavorare bene per migliorare la squadra, i giocatori, dare un'organizzazione di gioco e una mentalità giusta. Ti piacerebbe replicare quel percorso con l'arrivo in Europa? Guarda, c'è da precisare una cosa però sotto questo aspetto, che in quell'annata lì andavano 8 squadre in Europa, primo. Ce n'erano 4 in Champions e altre 4 in Europa League, il ranking europeo diceva altre cose, oggi in Italia abbiamo perso qualche posto in Europa ed è chiaro che diminuendo i posti il piccolo particolare è quello che diventa un po' più difficile poterlo raggiungere, ma noi per come siamo abituati a lavorare durante la settimana e ragionare non ci accontentiamo mai di niente, dal primo al 95esimo minuto, sia in casa che fuori casa, lavoriamo sempre per contenere e andare a prenderci il massimo. Poi abbiamo pregi, abbiamo qualche difetto, cerchiamo di mascherarlo e far sì che questo possa essere un qualcosa che ci porti punti e soddisfazione. Giornale Sicilia, Salvatore Lo Iacono e poi Vannini per il Corriere dello Sport. E dopo l'esperimento di difesa a 4, abbiamo notato che in settimana ha lavorato su quella a 3, prevedibile un ritorno al passato? Io lavoro sempre su più situazioni tattiche, è chiaro che i moduli sono figli delle caratteristiche del giocatore che un allenatore ha a disposizione in quel momento. E quindi valuterò anche in questa vigilia di partita
il recupero di qualche ragazzo, se ci sarà, vi sarà, e ovviamente sulla base di quello poi andrò a far giocare la squadra. È chiaro che delle idee io ce le ho già da prima, però purtroppo magari prima siamo passati a una in qualche assenza in un reparto che era tutto concentrato nella difesa, ora magari può svilupparsi anche a centrocampo, quindi è un momento della stagione particolare, vediamo un po' nello studio della gara quelli che saranno i recuperi di alcuni ragazzi, se ci saranno penserò magari a qualcosa, altrimenti andrò su un'altra, anche se la squadra per me deve saper far tutto e farlo faccio bene, comunque con organizzazione, con la mentalità di andare sempre ad attaccare per vincere. Paolo? Ciao Beppe, trovi sulla panchina avversaria il tuo grande amico, che è Stefano Pioli, con il quale hai diviso molte cose, perché a Palermo abbiamo appena conosciuto. Se ti sei fatto un'idea del perché... Se perché l'avventura di Pioli, qual è il motivo secondo te per cui l'avventura di Pioli è un altro po' di poco e che tipo di Lazio ti aspetti da un punto di vista tattico, considerato che vi conoscete bene e conoscete anche i moduli di giocarci, i moduli di... Sì, abbiamo giocato 7 anni insieme, però è chiaro che ovviamente il percorso poi è diverso a livello professionale, c'è stima reciproca, amicizia, ma penso che qui abbia avuto una parentesi solo sfortunata, cosa che non ha carriera di un allenatore, magari per motivi possono essere vari, di rapporto, tattici, tecnici, non so, a volte di risultato possono non essere andate bene le cose, quindi però rimane alla lunga, i cavalli si vedono alla lunga come arrivano, e quindi sicuramente ci aspetta una squadra forte, organizzata, il Palermo dovrà fare un'altra grande partita per portare a casa un risultato positivo. Posso migliorare? Sì, e poi Nino? Intanto, beh, alla Lazio manca Felipe Anderson, e quanto pesa l'assenza di questo genere, visto che è una delle rivelazioni del campionato. E poi, se tu hai giocato l'altra volta con Quaison, sabato scorso, però se non sbaglio in settimana l'hai provato più una posizione di centrocampo, se dovesse toccare a lui, è una squadra che assomiglierebbe più a un 3-4-2-1, se vogliamo fare dei numeri, oppure Quaison lo vuoi anche... che lo stanno impostando come seconda punta, lo puoi riportare a centrocampo senza problemi. Lui deve saper fare tutto, ha 20 anni, 21 anni però. È allenato per poter saper interpretare più situazioni e più cose, ha conoscenze, sta crescendo. È chiaro che può ancora migliorare sul piano della personalità, come è normale che sia, della crescita, anche a livello strutturale e fisico, ma lui come i suoi compagni quando vanno in campo sanno quello che devono fare e come lo devono fare, poi nella partita ci sono episodi che possono spostare gli equilibri da una parte e dall'altra, ma ha qualità e caratteristiche per poter andare a far male. E su Felipe Anderson? Felipe Anderson gioca a Mauri, gioca a Candreva, mi sembra che pochi pensieri per loro. Nino? Proprio per noi. Sabato scorso ho detto che il Napoli era una squadra imbattibile e è battuta 3-1. Voglio sapere se anche la Lazio è una squadra imbattibile secondo te. L'altra cosa, la collocazione di Alastri, perché oggi c'era la possibilità di fare giocare Fulignati, cioè in questo senso. E la Lazio? Come la Lazio è una squadra che sta avendo un percorso importante, che gioca un buon calcio, che ha giocatori della tattica individuale molto importante, quindi bisognerà stare attenti a tutto, a particolare, sono bravi sulle palle native, sono bravi nell'uno contro uno, nell'andare a creare situazioni di densità in area di rigore nostra, e nello stesso tempo dovremo essere bravi e attenti a sapere andare a fare fase difensiva, ma nello stesso tempo però essere pronti ad andare ad attaccare, perché se pensiamo di fare una sola partita e non la seconda, è chiaro che non ci siamo, ma siamo abituati come squadra a farle tutte e due, ad andare a attaccare come prima idea, e quindi dovremo continuare, perché su questo percorso coniugandoci attenzione, concentrazione e ovviamente quelle caratteristiche che ci hanno permesso di arrivare fin qui. Fabrizio ancora? Beppe, mi aiuti a capire un po' la situazione di Bonzoli, cioè non si è allenato praticamente col gruppo per tutta la settimana? Lavori differenziati tutta la settimana, adesso vediamo nelle ultime ore se con le terapie, con queste cose mediche potrà riuscire a migliorare. Certo.
aspetta, lo sei portato con la finalità eventualmente di farlo giocare? Se è possibile, vediamo. Mazio? Ti volevo chiedere, tu avrai sentito sicuramente le dichiarazioni di qualche giorno fa di Lotito. Ti viene mai in mente che ci siano delle squadre più tutelate, più forti, fuori dal campo di altre? E se sì, temi che la Lazio possa essere una di queste? Ma da uomo di sport assolutamente non voglio pensare a una cosa del genere. Penso che quelle dichiarazioni siano figlie un po' di una telefonata rubata, nello stesso tempo anche di non fanno parte del mio vocabolario. Le vittorie, non c'è politica nel calcio, le vittorie si conquistano sul campo con fatica, con sudore e con sacrificio. Non conosco altro modo per vincere. Nino? Si parla molto di futuro dell'anno prossimo a Palermo, di Barreto, non dovrebbe essere. Iachini ci sarà sicuramente al 100%. Io sono qua, ho il contratto, quindi non c'è neanche da fare un'altra domanda. Passiamo alla prossima. Altre domande? Fabrizio? Sì, volevo un attimo ripensarmi a questo discorso dei rinnovi, cioè te le saresti voluto evitare queste situazioni? Ma capitano in tutte le squadre, è capitato un po' in maniera specifica un po' più a noi in quest'annata. Vabbè, pazienza, è importante che la squadra non pensi a queste cose, per quello che ci diciamo durante la settimana, rimanere concentrati sul nostro lavoro senza pensare a quello che succede fuori, tenere solo viva nella testa e nel cuore la prestazione e farla nel miglior modo possibile. Solo questa è la strada che dobbiamo fare. Quello che succede all'esterno non ci deve interessare. Massimo, volevi proseguire? Elia TGS, poi andiamo a chiudere, grazie. Sì, buonasera, il Palermo ha una marcia da Champions in casa e da retrocessione fuori. È riuscito a darsi una spiegazione a questo andamento? Voi avete visto le partite, potete giudicare se il Palermo fuori casa è stata un'altra squadra o è stata sempre la stessa. Io penso che sia stata sempre la stessa, magari purtroppo vuoi per un motivo, vuoi per un altro, a volte non abbiamo chiuso la partita, altre volte ci abbiamo messo dentro qualche errore individuale che non ha consentito di portare a casa la posta piena, qualche altra volta, qualche episodio, e andiamo avanti, non ne voglio parlare, quindi penso un po' anche alla fatalità, ma le prestazioni della squadra fuori casa, lo spirito e l'atteggiamento sono stati sempre uguali e così dobbiamo continuare, poi arriveranno magari e arriverà qualcosa anche più avanti. Ci può stare che possa essere anche un altro ulteriore punto di lavoro, perché la personalità non è una cosa che tu compri, vai al mercato e la compri, la devi costruire con la crescita, con l'esperienza, con la maturità di una squadra, quindi ci lavoriamo. Le ultime due, inizia tu Mario. Sì, volevo chiederti, per ora un po' è stato sacrificato Belotti, ecco, in una partita come questa, dico, nell'ipotesi che si giocasse un po' come ha giocato a Napoli, dove lui poi è stato protagonista, ecco, in realtà pensi che nella seconda partita, come dici sempre tu, potrebbe starci anche di vederlo in campo? Anche nella prima. Certo. Per me è sempre anche nella prima. Poi magari dormo la notte, ci penso e vedo come va e come lo sviluppo della partita. Però rimane sempre un fatto che conta l'organizzazione della squadra, certo. Contano gli equilibri e contano anche i giocatori che si hanno a disposizione e le loro caratteristiche. Certo. Quello che abbiamo detto prima, su quello devo andare a lavorare perché la squadra possa scendere in campo con tutte le certezze, le dovute maniere per fare prestazione e possibilmente vincere. Prego, mi ricordi la testata? Voci di sport. Prego. Salve, sabato ha giocato la testa 4 per l'assenza di difensori centrali titolari o riserve. Domenica con la Lazio, possibile che rientrino 3 difensori centrali titolari per la formazione titolare, oppure c'è la possibilità di giocare con magari anche adattati, ad esempio da Prelà nella divisa 3. Non è detto che domenica si è giocata a 4 perché mancavano i difensori, anche perché già era qualche settimana, più di qualche settimana, un po' di tempo che stiamo lavorando anche su un'alternativa tattica che ci potesse dare un po' anche imprevedibilità, perché dopo un po' di tempo puoi essere anche prevedibile, quindi andare a cambiare il tema tattico può essere anche una sorpresa per gli altri. Quindi era un po' di tempo che ci pensavo e ci stavamo lavorando sopra. È chiaro, torno a dirti, dipende sempre anche tanto dalle caratteristiche dei giocatori che si hanno a disposizione.
e tante volte in questo senso comanda anche il cuore della squadra del centrocampo, dipende chi puoi avere in mezzo e poi di conseguenza muovi davanti e dietro. Grazie. Grazie a tutti, lasciamo campo al nostro amico Massimo Minutella. Okay. Grazie, mister, resta un attimo per favore, rimani un attimo con noi, lo avete già sentito, Ficarra l'aveva anticipato, convocati a partire da oggi nella squadra, ci sono Ficarra e Picone che invito subito qua, e per noi, mister, tu sapevi già questa cosa, il modulo tattico cambierà anche in funzione dei ruoli che avranno Salvo e Valentino, e i due tre quarti, perfetto. E, facciamo prima le foto, facciamo subito la foto perché mister, se ti metti in piedi consegniamo le maglie ufficiali a Ficarra e Picone, perché adesso al di là delle considerazioni giocose, Salvo e Valentino saranno protagonisti il 6 giugno al Renzo Barbera con l'Atletico Salvuccio e il Real Valentino, squadra gira la, ecco, facciamo, prende mister, consegna anche l'altra, così facciamo il 7 e l'8, l'avete capito? La partita sarà, lo ripeto, il 6 giugno, organizzata da Mare Dolce Onlus, che è capitanata da Salvo e Valentino, dalla US Città di Palermo, e adesso Salvo e Valentino vi racconteranno tutto. Prego, mister, un attimo qui, mister, grazie. Poi anche per le TV, grazie. Sì, sì, sì. Sì, mister, siamo qua. Sono avvicinati. Sì, sì. 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 Sì.